nella quale intervengono i deputati Benedetti, Zaccagnini, Terrosi, Palese, Gagnarli, Busto. Chiuso la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali delle mozioni Alli 956, nuova formulazione, Spadoni 1018, concernenti iniziative per rafforzare la cooperazione e lo sviluppo a favore di paesi africani, anche nella prospettiva della riduzione dei flussi migratori, nella quale intervengono i deputati Palese, Alli, Ciauchi. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Presidente avverte che entro la chiusura della discussione sulle linee generali del disegno di legge 3272 è stata presentata l'ulteriore questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Rampelli numero 5. La seduta termina alle 19.20 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 20 ottobre 2015 con inizio alle 10. Ringraziamo l'ore 8. Se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amici, Baldelli, Bellanova, Beni, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Binetti, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Brescia, Bressa, Brunetta, Bruno Bossio, Caparini, Cappelli, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Ciauchi, Cirielli, Costa, Costantino, D'Alia, Duva, D'Ambruoso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Ai, Di Gioia, Di Lello, Fava, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, Giuseppe Guerini, La Russa, Lorenzin, Lo Sacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Manfredi, Marazziti, Merlo, Migliore, Oliverio, Orlando, Pisicchio, Porta, Spresti, Giacomo, Ravetto, Relacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Soria, Altabacci, Valeria Valente, Vecchio, Velo, Ventinelli, Venitelli, Vignali, Zaccagnini e Zanetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 89, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Businarolo ed altri 1.783 e Scott ed altri 1.912 concernenti iniziative per assicurare maggiore trasparenza e partecipazione nelle procedure di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate dello Stato e da altri soggetti pubblici. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta del 16 ottobre 2015. Avverto che sono state altresì presentate le mozioni Misiani ed altri, numero 1.1032, Guidesi ed altri, 1.1034, Tancredi ed altri, 1.1036 e Palese ed altri, 1.1037, che vertendo su materia analoga a quella trattata dalle mozioni all'ordine del giorno verranno svolte congiuntamente. I relativi testi sono in distribuzione. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali. È iscritta a parlare l'onorevole Businarolo, che illustrerà anche la sua mozione 1.783. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. La mozione che vado ad illustrare riguarda una questione di estrema importanza e di grande attualità, quella delle nomine dei consigli di amministrazione delle società partecipate e della totale mancanza di trasparenza nelle stesse. Le società partecipate nel nostro Paese sono una miriade e non si conosce il numero esatto. Secondo